Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo, io mi chiamo Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia, un appuntamento quotidiano o quasi dove scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. La mia speranza nel fare questi filmati è quello di invogliarti ad alzare gli occhi al firmamento per conoscerlo un po' di più. Sono giorni difficili per il nostro paese, ma spero che dalla finestra di casa tu riesca a trovare un modo per alzare lo sguardo e guardare avanti, nonostante tutto. Oggi è mercoledì 11 marzo 2020, terzo giorno dell'undicesima settimana, 71esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.919. Il Sole, che si trova ancora per pochi giorni nella costellazione dell'Acquario, è passato al meridiano locale alle 12.24 e tramonterà alle 18.16 minuti, dopo un dì che durerà 11 ore e 42 minuti, quasi prossimo alle 12 ore di durata. Approcciarsi al cielo per la prima volta non è facile, guardare le stelle senza punti di riferimento sembra quasi che ci si possa perdere. E anche chi, da non appassionato, ha già guardato il firmamento, al più riconoscerà qualche costellazione qua e là, l'Orsa Maggiore, Cassiopea e magari d'inverno Orione. Queste sono le più famose, ma il cielo è qualcosa di più delle costellazioni. Come ci si può avvicinare al cielo allora? Ci sono tanti modi diversi, nessuno è migliore dell'altro, ma tutti richiedono tempo e pazienza. Avvicinarsi al cielo vuol dire sì riconoscere le costellazioni, ma anche coglierne i mutamenti. Vediamo un esempio. La cosa più facile da fare è osservare l'alba e il tramonto del sole. Per esempio, vedere dove sorge o tramonta rispetto al paesaggio visibile dalla nostra finestra, dove si formano le ombre di alberi e palazzi in prossimità di questi momenti, oppure come e quanto viene illuminata una stanza della casa di settimana in settimana. Memorizzare queste informazioni e notare le differenze visibili dopo settimane aiuta a capire anche il cielo. A dir la verità, servono mesi per rendersi conto dei cicli dei mutamenti. Per noi oggi è più facile perché abbiamo a disposizione informazioni e strumenti che gli antichi, ma in realtà anche i nostri nonni, non avevano. Questo ci permetterà di rispondere anche a questioni molto semplici e capire che sono più complesse di quelle che noi pensiamo. Ad esempio, dove sorge e dove tramonta il sole? Si dice che il sole sorge a est e tramonta a ovest. Lo dico spesso anch'io in questi video per semplicità, ma non è preciso. Il sole sorge a est e tramonta a ovest solo agli equinozi. Ma se vogliamo essere precisi, non è nemmeno così. Ciò accadrebbe se, nel luogo in cui ci troviamo, l'equinozio e il tramonto del sole avvenissero esattamente nello stesso momento. Arrivare a questa precisione è troppo per chi inizia a esplorare il cielo, ma riuscire a capire che, mentre all'equinozio il sole tramonta circa ovest, al solstizio d'inverno è molto più vicino al sud-ovest, questo è facile e fattibile, richiede solo tempo e quindi pazienza e perseveranza. Iniziare a guardare il cielo anche di giorno è d'aiuto per orientarsi nella notte. Proprio in queste sere il nostro caro sole si avvicina a tramontare a ovest. Del resto non siamo poi così lontano dall'equinozio di primavera. Poco dopo il tramonto del sole, Venere appare alta nel firmamento, sempre nella costellazione dell'Ariete. E mentre parliamo di cielo, arriva la notte astronomica alle 19.53, seguita da una luna nella fase gibbosa calante che sorgerà alle 20.37, dominando così tutta la notte. Passerà al tramonto alle 2.33, illuminata al 91,8%. Domani, giovedì 12 marzo, alle 4.55 il buio inizierà a lasciare spazio alla luce, mentre noi potremo scorgere Marte sempre più prossimo a Giove, Giove bello luminoso e Saturno non molto lontano. Alle 6.31 il Sole prorromperà nelle nostre vite dando piena luce a un nuovo giorno, mentre la Luna si nasconderà all'orizzonte alle 8.18. E dopo questo appuntamento dedicato per lo più al giorno che alla notte, ma anche questo è cielo, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.